video! Ciao a tutti, io sono Doina, perché tantissimi si lamentano del fatto che io non dico mai il mio nome. Mi dispiace se io do per scontato sempre queste cose, però capisco che c'è gente nuova, gente che non mi conosce da tanto, e va bene, in realtà anche la gente che mi segue da tanto, non è che io abbia detto così tanto il mio nome. Ok, perfetto. Scusate, questa era una parentesi. Allora, oggi siamo qua per fare un altro video a tema anti-haul. Avevo in mente un altro video per oggi, però ho deciso di fare questo, perché l'altro giorno stavo cercando una cosa utile, su Amazon e sono piombata nella parte di strumenti per la cucina, quindi le cose che potremmo trovare nella nostra cucina che a quanto pare sono mega utili perché ci sono 5.000 commenti di approvazione di questi strumenti di cui andremo a parlare. Piccola premessa, sia per questo video sia per altri video dove io parlavo di anti-haul, che comunque è una rubrica dove parlo di cose che trovo siano inutili, cose che non ho bisogno nella mia vita, cose di cui tantissime persone forse non hanno bisogno nella loro vita. Ovviamente se trovate delle cose che per voi sono utili, che vi hanno cambiato la vita e che ne avete bisogno, non parlo solo di questo video ma anche degli altri video passati, non c'è assolutamente problema, questo è solo il mio percorso, sono le mie opinioni, voi potete benissimo dirmi ah no, io questa cosa la uso e la trovo magnifica, non ci rinuncerei mai assolutamente. Poi un'altra piccola premessa, queste cose che vedremo qua, parlerò di queste cose e parlerò di gente normale che sicuramente di questi strumenti non ha bisogno, non sto parlando di persone che potrebbero avere un bisogno in più per usare appunto questi strumenti, perché sicuramente certe cose sono state pensate per le persone con più difficoltà rispetto a noi che possiamo benissimo usare le nostre braccia, le nostre gambe e tutte le altre cose in cucina senza alcun problema. Quindi assolutamente questo video è fatto veramente solo per ridere di certe cose e appunto solo perché io dirò magari che una cosa la trovo inutile non significa che sia un oggetto inutile in generale, quindi è importante che io dica questa cosa, non vorrei essere presa per insensibile perché magari c'è una cosa che una persona la trova la cosa più utile al mondo. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Quindi iniziamo, vi farò vedere le immagini qua vicino. Primissima cosa è un coprimanico della pentola. Ok, perfetto, allora c'è da dire una cosa su questa cosa. Bellissimo il coprimanico, così non ti bruci e bla bla bla. Però queste pentole ce le aveva mia nonna, quindi sono quelle pentole tutte fatte in metallo, che quindi giustamente quando le usi per cucinare si riscaldano tutte, quindi fa male. Io avevo una pentola del genere, nel senso mia madre aveva una pentola del genere, che a un certo punto è volata via dalla finestra, perché non ne potevamo più, né io né mio padre, perché ci bruciavamo sempre, perché ci dimenticavamo che questa cosa era sempre calda. Quindi questa cosa è utile, giustamente, se avete delle pentole del genere, ma al giorno d'oggi non so quante persone abbiano ancora queste pentole. 4.915 commenti con un rating star di 4.5, pazzesco, la gente ha trovato questa invenzione assolutamente utile. Oh, contenti loro. Seconda cosa, questa mi fa un pochino arrabbiare perché questa fa parte di quel tipo di strumento che fa un sacco di spreco alimentare. È un cosino per le fragole, tu ci metti questo coso dentro la fragola e tiri su il pezzetto, tiri fuori metà fragola, tiri fuori tipo il mezzo della fragola. Sì, quindi pazzesco, puoi mangiare la tua fragola pulita. Io non so voi, ma io la fragola l'ho sempre mangiata tutta, tranne il cosino verde che lo toglievo con le mie ditina. Sì, assurdo, assurdo. Prossima cosa, Gesù Cristo. Allora, prossima cosa è una cosa per l'anguria. Un'altra cosa che mi fa molto arrabbiare. È un cosino, è una specie di coltello curvato che tu praticamente tagli l'anguria a metà. Dobbiamo pensare molto a questo passaggio. Tagliare l'anguria a metà, quindi molto probabilmente l'anguria la si taglia con un coltello. Sì. Per poi andare nel mezzo e prendere solo la parte rossa. Allora, io da piccola, io sono una amatrice di angurie, fragole e angurie sono tipo i miei frutti preferiti in assoluto, mi ingozzo quando c'è la stagione, però questa cosa mi fa molto arrabbiare perché effettivamente, anche guardando il disegnino, c'è tanto spreco quando si taglia questa anguria perché rimane un sacco di rosso all'interno. Quindi, anyway, la cosa migliore di mangiare l'anguria è appunto tagliarla a fettine e mangiare, sbrodolarsi tutto e buttare via la parte verde. Io da piccola mangiavo anche la parte verde addirittura, però sì, quindi questa cosa perché esiste? Perché? Perché si può semplicemente usare un coltello si può
può usare un coltello. Se vuoi solo la parte rossa, assolutamente taglia e taglia con un coltello. Prossima cosa, un altro spreco alimentare. Tagliananas. È un tagliananas, credo, perché... Allora, nella prima immagine c'è il tizio che taglia l'ananas effettivamente con un coltello. Assurdo, con un coltello viene tagliato e poi c'è questo coso tondo che tu lo ficchi dentro l'ananas e tiri fuori l'ananas, però lasciando nel mezzo una parte di ananas, quindi tutto il parte del mezzo c'è un buco, c'è un coso di un pezzo di ananas che è tipo grande quanto il cosino di metallo, I guess, perché questo lo si ficca dentro. Quindi principalmente quello che tu mangi una cosa come metà ananas probabilmente. Io so che l'ananas è una pigna in culo a tagliare, ecco perché io non lo compro quasi mai, però effettivamente quanti ananas mangiate all'anno per avere bisogno di questo strumento assolutamente nella vostra vita? E anche qui c'erano un sacco di commenti, mi sento a piangere. Prossima cosa, un porta uovo, sì. C'è tanta gente che ha queste cose in casa, che quando fai l'uovo sodo ci metti l'uovo nel piattino, così, perché fa molto aesthetic, fa molto bello. Serve effettivamente avere una cosa del genere? Non avete tipo un piattino, tipo, non so, una specie di ciotolina dove potete ficcare l'uovo, o semplicemente pulire il vostro uovo e metterlo nel piatto? Pazzesco, cioè che mentalità che ho, cioè c'è proprio... assurdo. Prossima cosa è un... non so cosa sia. Vi giuro che non so cosa sia, non so cosa serva, però a quanto pare è per togliere i semini dalla pannocchia e poi, credo, buttare i semini della pannocchia da qualche parte. Allora, partiamo col fatto che le pannocchie sono buonissime da mangiare solo se le prendi tra le tue mani e te le mangi tutte e ti sbrodoli, come con l'anguria. Quindi questo coso... perché? Perché? Cos'è questa roba? Prossima cosa è una cosa che io ho posseduto nella mia vita. Sì, adesso ci sputaniamo un po'. Allora, questa cosa io ce l'avevo, questa in questo caso è tipo per le fragole, vi fanno vedere tipo che mettete la fragola, tagliate fettine, perché è troppo difficile prendere la fragolina e tagliarla a metà e poi tagliarla a fettine, vero? Deve essere proprio una vita dura questa. Io avevo questo coso per la cipolla, che... quello potrei dire che forse è utile perché fa in fretta, nel senso che tagli la cipolla in fretta. Solo che anche in quel caso, solitamente quando io uso la cipolla, devo tagliare molto molto piccola. Quindi anche se ho questo coso, mi aiuta solo nel primo passaggio. Quindi risulta anyway inutile. Quindi perché la gente compra queste cose? Perché queste cose esistono? Non sono invenzioni pazzesche, ci sono i coltelli. Quelle sono invenzioni pazzesche. Prossima cosa è un... non lo so, è una specie di, sembra tipo una forbice con una cosa tonda per fare le polpette, credo, quindi per fare le polpette tonde, perché è troppo difficile prendere le cose e fare pu 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 e fare una polpetta, no, devi fare questo, poi devi anche lavarla, quindi sprecare ulteriore acqua per lavare tutte queste cose, quindi sì, oh, next. Prossima cosa bellissima, ce l'ho avuta, ecco perché l'ho messa in questa lista, è un coso per tenere la boccetta di smalto. Allora, io questa cosa l'ho avuta pensando che fosse la cosa più utile al mondo, perché ogni volta mi facevo sempre le unghie in posti tipo il letto, il divano. Quindi mia madre ancora mi ricorda il fatto che io gli ho sporcato una delle sue coperte più belle. Non era bella, credetemi, non era bella. E niente, avevo preso questa cosa anch'io, l'avevo presa su AliExpress molto probabilmente, ed è successo il disastro perché tu tieni su questa tua mano il cosino e poi ti devi fare le unghie, ok? Fin qua tutto bene, no? Però sentite qua l'idea geniale, l'idea tipo del secolo è effettivamente andare su un tavolo e mettere lo smalto sul tavolino in modo che sia sempre stabile e farvi le unghie su quel posto. Pazzesco, vero? Cioè, che my mind. La prossima cosa mi vado un po' a ridere. È un porta uovo, credo. Cioè, che cos'è questa cosa? È un porta uovo che, prima cosa, questa cosa probabilmente la tieni fuori dal frigo. Io non so se mi sbaglio, non so
come fa la gente, però credo che le uova vanno tenute in frigo, ditemi se sbaglio. Però questo coso dubito che abbiate così tanto spazio in frigo da metterlo in frigo, ma poi credo sia fatto molto più per estetica, cioè in modo da mettere le uova così e così che qualcuno entra nella tua cucina e dice: oh, che bel porta uova! Che prende queste, chi che compra queste cose? Eppure sì, c'era gente che l'aveva comprato dicendo pazzesco, meraviglioso. Metti che ti casca, metti che c'è un gatto che va lì a giocare con le tue uova e ti casca tutto per terra. Oh mio Dio. Prossime cose sono invece cose che avevo messo io in una piccola lista, che avevo visto in giro. prossima cosa, per favore, non dite niente, nel senso che so che questa cosa invece è utilizzata tantissimo, non la considero inutile, per me è inutile, ma vi racconterò anche il perché, che sarebbe la macchina aerosol. La macchina aerosol mi ha sempre fatto ansia perché è enorme e fa un sacco di rumore, tu metti questa cosa e ogni volta che la gente fa delle storie su Instagram con questa cosa pensando di essere bellissimi o fichi, non lo so, a me viene solo ansia perché vedo questo tizio penso che siano finiti in ospedale, non penso mai che sia una macchina da aerosol. Quindi vi spiego perché per me è inutile. Io non ho mai avuto la macchina da aerosol in casa perché io sono cresciuta comunque con tutti i metodi della nonna, quindi ogni volta che avevo bisogno appunto di fare l'aerosol, quello che io ho fatto fin da piccola, molto probabilmente tantissimi di voi l'hanno fatto se avete più o meno la mia età, diciamo, è un po' la generazione, è quella di bollire dell'acqua, metterci un pochino di baking soda, alle volte mia madre metteva anche la camomilla, non so perché, oppure il sale, non chiedetemi, e poi tu andavi con la faccia sopra e ti coprivi con un asciugamano in modo che ci fosse tutto il vapore attorno a te e tu dovevi respirare. Questo lo facevo sempre quando ero tipo, non dovevi farlo quando avevi la febbre, se non mi ricordo male, è un sacco che non faccio queste cose, è un sacco di tempo che io non mi ammalo in realtà, e questo lo facevo appunto quando tipo avevo la gola infermata o se avevo il naso tappato, queste cose qua, e aiutava tantissimo. Io questa cosa la facevo per 3 giorni di fila e tipo ero fresh like a rose, quindi ecco perché ho sempre trovato che quella macchinona enorme che fa un botto di rumore, forse adesso hanno fatto delle macchine che non fanno rumore, non lo so, l'ho sempre trovata tipo una cosa inutile che non ho bisogno in casa mia. Poi magari quando avrò figli magari sarà utile perché i miei figli si ribelleranno a questo metodo barbaro di metterti sopra la pentola con l'acqua bollente. Però sì, ecco, scusate, non voglio che adesso iniziate a dire come ti permette. Prossima cosa sono i pulisci pennelli, ci sono varie cose, c'è un coso in silicone che tipo tu passi l'acqua e pulisci tipo il pennello là. Quello già è una cosa meno, che spreca meno perché è un cosino piccolino che tu passi solo il pennello sopra e vabbè. Però c'è un altro coso che è una cosa tutta super elettronica, un coso dove ci fichi dentro i pennelli, poi devi fare, è una specie di mini lavatrice per pennelli, ok? Non so come spiegarmi. Nel senso che se siete tipo makeup artist o se siete persone che comunque usate 3000 pennelli al giorno, io capirei il bisogno di avere quelle cose, ma se siete delle persone normalissime che si truccano normalmente, io i pennelli lavo ogni settimana, adesso no perché insomma mi trucco meno, però i miei pennelli li lavo una settimana con un pochino di sapone, un po' di acqua, li lavo per bene, fine, cioè perfetti, quindi quelle cose le trovo abbastanza inutili. Un'altra cosa è la pulisce coppetta, esiste anche questa, hanno inventato la coppetta e adesso devono inventare altre cose per fare il cash. Quindi avevo visto questa cosa su una pubblicità di Instagram, credo una pubblicità di YouTube, non mi ricordo, che faceva vedere questa piccola macchinetta dove tu fichi la coppetta, un'altra specie di mini lavatrice per la coppetta. E anche là mi viene da ridere perché comunque ti dicono sempre che la coppetta sì, la devi disinfettare per bene, la devi bollire ogni tot, ma non proprio sempre, non devi bollirla dopo ogni utilizzo, ecco, semplicemente quando c'ho il ciclo la cambio mattina e sera e la lavo con dell'acqua calda con un po' di sapone e la rimetto, poi ogni 2-3 mesi la bollisco in acqua come viene detto sulle istruzioni, quindi questa cosa non so effettivamente quanto faccia bene alla coppetta in generale, ma poi è una cosa che puoi fare da te, non serve che hai un aggeggio speciale per fare una cosa così semplice. E l'ultima cosa di cui voglio parlare sono i portacosi. Portacosi, ovvero i portabanana, portalimone, portaavocado, porta tutto. Allora, io avevo il portalimone a forma di limone, pazzesco.
pazzesco. Avevo anche il portabanane, che praticamente tu metti la banana dentro, è un coso di plastica, quindi tu lo puoi mettere in borsa in modo che la tua banana non si schiacci. Ok, sulla banana potrei anche essere d'accordo, ma tipo il portalimone è una cosa che tipo è una cosa che tieni in frigo, quindi puoi benissimo usare un barattolino che hai in casa tua e metterci il limone dentro e metterlo in frigo, o usare la cera, il cosino cera d'api, no? Pazzesco. Anche il porta avocado, chi è che mangia solo metà avocado? Anche perché dopo non sono più buoni, se tu lo metti in frigo, tipo metà dell'avocado lo metti in frigo, il giorno dopo te lo trovi nero, schifo, no? Quindi sì, perché? Perché ci sono queste cose? Perché importa? Perché semplicemente ti attirano con queste forme belline, perché sono a forma di limone, a forma di avocado, a forma di banana, tu sei fantastico, meraviglioso, ne ho bisogno. No, non ne avete bisogno, perfetto. Niente, chiudo il video qua perché credo di aver blatterato troppo, nonostante volessi che questo video fosse più corto del solito. Noi ci vediamo la prossima volta, fatemi sapere se anche voi avete trovato delle cose inutili e fatemi sapere se ne volete altri del genere. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!